Esperimento scientifico dell'incisione 22, c'è sempre qui con noi il buon Mafia. Ciao Mafia. Ciao a tutti amici di Virus, ciao Ariele, come stai? Benvenuti nell'esperimento scientifico 022, mando il jingle. Vai. Caution. A virus has been detected. Siamo pronti a cliccare play sul filmato di Dennis Brown che nella sua cameretta ci propone la sua versione di Suspicious Mind. Mafia, sei pronto a cliccare play? Dimmi tu quando. Al mio via, via! Allora, il video sta per partire, ci troviamo. Il video è anche richiesto da un utente amico del nostro Dennis Brown. Joelo Abuelo. Esatto, aspetta, presentazione. It's been a while since I've done an Elvis song. Eh sì. And Elvis was my hero when I was a young man. I mean, lui è americano-americano. Sì, eh? Sì, sì. All the girls. Anche dalla camicia lo si può better than anybody. Sì. He could just turn on the radio and wham. Si vede che parla di Elvis con un po' di stima. So how could you not want? How could you not want to be like Elvis? Chi non vorrebbe essere come Elvis? Yes. Giustamente domanda retorica, ma. Esattamente. I'm gonna give you my version of Suspicious Minds. Attenzione perché adesso va a schiacciare play su non so quale diavoleria tecnologica. Tra l'altro quanti computer ha? Anni 80 tra l'altro. Il tubo catodico impera alla sua sinistra. Aspetta. Beh, la voce c'è. Beh sì, ma soprattutto lui ci crede moltissimo. Senza. In realtà. Because I love you too much. Signori, Dennis Brown dà la paga a tutti, eh? Caspita, ci crede veramente tanto. Mi colpisce l'umiltà anche, l'umiltà della camicia e dell'espressione. Si è capito subito quando ha parlato di Elvis che c'era della stima, dell'affetto. Sì, come se fosse un amico intimo, diciamo. We can't go. Ma il timbro ce l'ha, eh? Sì, sì, ci sta, ci sta. Ricorda molto Elvis. Non forse nell'immagine, ma. Ma ci sono dei cori anche anni 80. Vedo che lei li ha notati. Vabbè, ve li faccio sentire? No, non ci sono più. Senta, vogliamo parlare anche delle due macchine appese sopra quel. Cosa sarà? Uno studio di registrazione? Secondo me è una sorta di. Non lo so. Sarà sicuramente in casa. Senta, però sai che. A me ricorda la Bad Caverna di Dennis Brown. Io la vorrei così, chiamare così. Esatto, ma lui è un po' il mito ovviamente degli anni 50. Guardi il ciuffo, l'ha visto il ciuffo? Riportino? Sì, sì, non sì. È male. Ci sta, ci sta. Ecco i cori, aspetta. Eh sì. Caspita, un anni 80, grandissimo. Perché comunque vuole anche. Per lui, secondo me questo personaggio pensa che gli anni 80 siano ancora il massimo, il top della modernità. Ci sta. Cioè, gli anni che viviamo adesso non ci sono. Non esistono. Ma sono gli anni 80, quindi dice, cioè, portiamo Elvis negli anni 80. Aspetti, aspetti, romantico. Questo è difficile. No, la voce ce l'ha, la voce ce l'ha. Sì, sì, brutto, ma ci si abbassa anche sì, un po'. Sì, è per spingere, Mafia. La sente. Sì, sì, certo. Sente. Pagherei per sapere quali sono quei libri dentro la libreria a sinistra. Infatti. La vita di Elvis e robe del genere. Ma ascolti, io cercherò di scrivergli e mi faccio invitare a cena da lui. Assolutamente, lo deve fare. Si faccia dare anche l'indirizzo di dove ha comprato la camicia, che potrebbe servire. Esattamente, magari una camicia di quelle potrebbe anche starmi bene. Quanto darebbe per poter avere anche il dado appeso sopra alla testa di Dennis Brown? Caro Ariele, ma se te la regalo anche a te una camicia del genere, facciamo i primi fan ufficiali di Dennis Brown. Sì, sì, io mi iscrivo al club immediatamente. Lasciamo andare ancora un po' Dennis perché lo stiamo veramente rovinando. Per gli amici che ci ascoltano solo in audio, potrebbe essere Elvis. Si aggiusta gli occhiali, è soddisfattissimo, è soddisfatto, si vede Mafia? Sì, assolutamente sì, ma è proprio... Carica, chiude la canzone e fa l'occhiolino! Grande Dennis Brown! E va in fade out, thanks for your time, have a great week. Vedi che è una persona anche positiva, Ariel. Dennis, grazie a te. Che virus sarà? Non si sa, ma...